grande successo per la prima uscita del corso mascherato della 47esima edizione del Carnevale dei Ragazzi, che si svolge a Val d'Ottavo, una frazione del comune di Borgo a Mozzano. Tanto divertimento e tanto pubblico, grazie anche alla bellissima giornata di sole. La manifestazione si è aperta con l'ingresso in piazza del complesso bandistico, che ha dato il via alla sfilata delle maschere, dei gruppi e dei carri allegorici. Secondo un'ormai consolidata tradizione, oltre alle tantissime maschere, hanno sfilato anche carri in concorso, tra i quali vi segnaliamo la giostra delle emozioni, realizzato dalla Scuola dell'Infanzia di Val d'Ottavo. Da evidenziare un carro dedicato alla birra bavarese, che ha inevitabilmente portato in piazza allegria e tanta birra. Un gruppo ispirato a Coco, tratto dal film della Walt Disney, ed ancora tante altre rappresentazioni, tra le quali Heidi, i Simpson e molte altre. Fuori concorso, un carro dedicato al mondo dei pirati dei Caraibi, la Perla Nera. Domenica prossima, il Carnevale di Val d'Ottavo concederà il bis. Al termine, la premiazione dei carri e delle maschere in concorso. Anche quest'anno il Carnevale è ricco di creatività, di fantasia, di tanta voglia di stare insieme. Quindi davvero una manifestazione riuscita che coinvolge grandi e piccoli, che ci fa stare tutti insieme. Anche baciata dal bel tempo, quindi davvero la voglia di fare comunità è al primo posto, e grazie al lavoro del Comitato tutto questo è possibile.